noi siamo ormai, ha detto un importante storico scrivendo un bel libro adesso recente sull'idea che si va sempre di più verso l'idea plebiscitaria, sempre più l'idea verso cesaristica della democrazia, che in realtà poi quello che si sta costruendo nella società moderna o postmoderna dell'informazione sono grandi narrazioni che poco hanno a che fare con i processi storici, sociali, economici, concreti e reali. E ha parlato giustamente di democrazia recitativa. Noi siamo sempre sottoposti, di fronte ai telegiornali, di fronte ai mezzi pubblici, alle televisioni, a narrazioni, no, che semplicemente spesso fanno credere esattamente il contrario di quello che poi la realtà del contenuto, se davvero studiato con autonomia intellettuale, onestà intellettuale, dimostra. Cioè siamo in presenza ormai di narrazioni che dicono che si va verso una direzione, poi in realtà è un altro elemento che noi dobbiamo inserire, è attenzione, qualsiasi cosa come contenuto dal punto di vista giuridico, costituzionale o legislativo non è mai dentro, è dentro una società, la legge e le leggi rispondono a un costume, a rapporti di forza, a tensioni e interagiscono con questa realtà. Allora, altra domanda che noi dovremmo farci in questa campagna è: ok, il contenuto, la riflessione seria e quello, la conoscenza reale di quello che l'ha posto in gioco, i 47 articoli come vengono modificati, studiare a fondo che cosa è la legge italica per poterla cambiare, ma altrettanto importante capire come interagisce questa proposta di deforma o di riforma costituzionale o la legge italica con la società italiana, che conseguenze provoca, che processi innesca, perché se noi perdiamo di vista la capacità intellettuale e conoscitiva di porre questioni che sembrano puramente meccaniche elettorali, elettoralistiche o giurisprudenziali, se le mettiamo dentro semplicemente dei contenuti astratti per cui diciamo che il nostro cervello è l'universo e vediamo il pro e il contro di ogni cosa, beh, non facciamo un lavoro serio, dobbiamo in qualche modo, no, confrontarlo con la realtà e le conseguenze. Allora, per esempio, vediamo un po', e mi allargo un attimino su quello che diceva anche Chiara Tomasetti, la riforma costituzionale. La prima domanda è questa: perché noi dobbiamo concedere a questo governo quello che abbiamo legato al governo Berlusconi? Perché noi dobbiamo dire questa volta che questo tipo di proposta di riforma è sostanzialmente diversa o addirittura innovativa rispetto a quella che aveva proposto Berlusconi e che fu bocciata nel 2006? E noi naturalmente ci rivolgiamo innanzitutto a quelle persone che dovranno giustificare come mai danno una valutazione così diversa e opposta rispetto. Non può essere il gioco semplicemente del calcio, non può essere che se la mia squadra o quella a cui io appartengo fa gol e fa gol in modo sbagliato, a me va comunque bene e comunque il problema è comprare l'arbitro e che l'arbitro trucchi la partita. Qui c'è un problema serio. Cioè, o siamo stati e abbiamo sbagliato quando abbiamo bocciato il cambiamento costituzionale che in gran parte è molto simile a quello che proponeva allora Berlusconi, o altrimenti bisogna spiegare perché adesso la situazione è cambiata al punto che. E io credo che davvero la situazione è cambiata. E allora un'altra riflessione è: perché è cambiata? La situazione mondiale, la crisi, la situazione internazionale. Però la situazione internazionale è quella che sta spingendo oggi ad avere quella che potremmo definire la stanchezza della democrazia. Sentiamo che la democrazia è stanca, sentiamo che non è più quella vitalità, ma non è la Costituzione, è la società che è vecchia, è che noi non siamo più in grado di affrontare i grandi cambiamenti, le grandi sfide globali in Italia e in Europa. E allora cosa si fa? Si analizzano le crisi e i punti critici che abbiamo. Uno dei punti critici è vero, è la crisi del Parlamento. Ok. L'altro punto di crisi è vero, è la crisi della rappresentanza. È vero, ok. Ma allora cosa si fa? Si accentua il fatto che queste crisi della rappresentanza e questa crisi, per esempio, che riguarda il Parlamento, allora lo si riduce?
cioè ci si adatta, si accetta allora che, siccome nella realtà sempre di più questa democrazia è stanca, allora l'unico problema che emerge è quello di rimuovere il grande tema di come rilanciare e di come ricostruire una rappresentanza seria della società. Allora si rinuncia al modello pluralistico, che è quello continentale europeo e tedesco, che in certo, in modo più proporzionale, dice: ma io devo rappresentare comunque l'intera società, devo dare voce a tutti anche a livello parlamentare. Si rinuncia a dare un ruolo al Parlamento e pesi e contrappesi, come il Bundesrat tedesco, in un reale gioco che rappresenta anche le regioni e i Länder in senso federalista. No, si riduce tutto all'idea che la riforma è una macchina e che questa macchina è semplicemente chi la può guidare meglio e chi la può guidare in modo più veloce. E questa macchina viene ridotta rispetto a questa situazione importante di sofferenza, di stanchezza della democrazia, al solo punto del comando. E quindi la cosa importante è se sottolineiamo e se valorizziamo che alla fine ci sia un governo, ci sia la governabilità del governo che comanda, non comprendendo che la governabilità in una società moderna e complessa, e infatti chi dice facciamo la riforma della Costituzione o valorizziamo l'italico, sta parlando semplice. Cioè semplice in una società complessa e pluralistica, semplice perché il meccanismo è lasciarlo che decidano un po'.